Ehi tu, è questa la casa del signor de Loyola? Sì, signor. Ho una lettera per il tuo padrone. È di Don Velasquez de Cuella, tesoriere delle loro altezze i re di Castiglia, miei signori. In omaggio alla nostra vecchia amicizia, vi chiedo, come d'uso fra nobili cortigiani del nostro lignaggio, di inviarmi uno dei vostri figli per allevarlo nella mia casa a corte al servizio di Dio e di Sua Altezza. Per questo ho deciso che sia scelto tu, Inigo. Grazie, padre. Vi giuro che farò sempre onore a Loyola. Così spero, Inigo. E ti benedico nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ti voglio bene, Inigo. Non invano vivi con noi da tanti anni. Le tue virtù si sono rivelate, ma anche i difetti. Difetti li chiamate? Sì, ti stai smarrendo. Quando non è un amore, è una rissa. E questi libri ne hanno colpa. Questo Amadis. Amadis de Gaula, signora, fu un grande cavaliere errante. Potessi imitare. Non devi imitare nessuno. Devi essere te stesso. Grazie per i vostri consigli. Ferito per causa mia? No, ma che cosa vi è successo? Sono stata aggredita, volevano rubarmi il cavallo. Potete alzarvi ora? Grazie. Come mai sola in campagna? Tornavo con degli amici. Ho proseguito da sola, mi sono smarrita e... E ora? Cercherò di riunirmi a loro. Allora vi accompagno. No, vi prego, voglio restare sola. Ma perché tanto mistero? Chi siete? Sono una donna. Una donna? Una bambina, direi. Una donna che non dimenticherà di dovervi la vita. La mia buona stella mi ha condotto fin qui. Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Vi vedrò ancora. Affidatevi alla buona stella. Mi guiderà di nuovo a voi. Se ne siete sicuro, non vi sarà difficile incontrarmi. Devo andare. Senza dirmi il vostro nome. Che vale il nome, se avete la mia gratitudine. Bella avventura! Di che vi burlate? Non scherzo. Chi è? Non lo so, ho visto solo che è bella. Faresti meglio a impiegare il tempo in amori più pratici, come faccio io. Non siamo tutti uguali. Andremo stasera? Quando finisce la cerimonia. Non mi invitate? Il tuo oro ti invita. E se non l'hai, cercalo. E non l'hai più vista? Mai, per quanto l'abbia cercata. L'immagine sua è impressa nella mia mente. Spesso sogno che è prigioniera. E immagino che sia io il paladino che accorre per strapparla al suo carcere. Magnifico, come nei libri di cavalleria. Inigo, la spada! È meglio affrettarci se vogliamo arrivare in tempo alla cerimonia. Altezza, l'infanta di Castiglia.
Che cos'hai? Nulla. Sei turbato? Alonso, sei sempre stato il mio migliore amico. E lo sono. Per questo non temo di confidarti un segreto. È lei. Cosa dici? L'infanta è la donna della tua avventura? Sì. Povero amico mio, non devi vederla più. E come è venuta qui l'infanta? Di nascosto dalla madre, che quando lo saprà... Non sarà più una reclusa. Dobbiamo giurare di tenerla libera e di difenderla col nostro braccio se necessario. Non esaltarti e dimenticala. È troppo in alto e noi non siamo che due poveri hidalgos. Tre. E con la gola asciutta. Ai ai con el ai ai ai. Ai ai con el ai ai. Ai che dirà mi amante de che me vea. Che sta mañana l'hai visto, l'hai dicho che me trapela. Un pañuelito merino, merino y otro de seda. Quisiera guardar el luto cuando se muera. Donna che amo oggi e che domani avrò già dimenticato. E tu, non brindi con noi altri? Per queste cose, no. È un insulto per tutti. Da quando è una prodezza assistere agli amori di un altro? Concludiamo le imprese amorose di questa notte e domani regoleremo i conti. Andiamo. I vili rimangano. E se i valorosi non potessero uscire? Beltrano, Inigo. Non sapete le notizie dell'Alcazar? La regina pazza ha sequestrato l'infanta e se l'è portata questa notte a Tordesilla. E noi qui, il fiore della corte, che come babei meniamo la spada l'uno contro l'altro, così tanto per gioco. E che altro si potrebbe fare in questo caso? Difendere l'infanta e non permettere che la rinchiudano viva. Io sarò il primo. I vili restino. Sono io la regina! La regina! Portatemela! O abbattete queste sbarre! Andrò io a cercarla! Fuori! Fuori tutti! Signora! Madre! Figlia! Figlia mia! Voi, che cosa fate qui? Vi aspettavo. Voi? Siete prigioniera nel castello e sono venuta a prendervi, a liberarvi. C'è fuori gente che mi aspetta e che ci aiuterà. Grazie, cavaliere, ma il mio dovere è stare qui con mia madre inferma. Il re dopo deciderà e voi gli dovete obbedienza. Ma io non posso lasciarvi tra queste mura, queste sbarre. Mi illuderò d'essere libera con un po' di fantasia. Allora non posso far nulla? Nulla. Partite questa notte. Ve l'ordina l'infanta di Castiglia, ma è una donna che vi supplica. Partirò subito se così volete. Grazie. Non dimenticherò che vi debbo la vita. Grazie, Rodrigo, per il tuo aiuto. Dio vi assista.
fai, cara? Chiudi la finestra. Ho detto di chiudere. Signor Duca dell'Aca, sedete. Questa lettera mi evita di fare delle domande. Don Juan Velasquez era un mio grande amico ed è giusto che io vi aiuti, me lo chiede la sua vedova. Da oggi resterete al mio servizio. Grazie, eccellenza. Per le vostre imprese e per il vostro valore siete meritevole dell'onore del più alto riconoscimento militare. E non solo per il vostro valore, ma anche per l'ingegno e la prudenza dimostrate a Guipúscoa, la Navarra vi deve la gratitudine di cui siete degno. Sapeste lottare con eroismo nella presa di Nacchera senza che nessuna macchia adombrasse mai il vostro nome. Ed è per questo, Inigo de Loyola, che in ricompensa ai vostri grandi meriti vi nomino comandante delle mie truppe. La vostra vita continui ad essere di esempio ai soldati e che Dio vi assista accanto a me per la maggior gloria sua e della patria. La situazione della città di Pamplona è grave. I francesi avanzano su di noi. Ho chiesto rinforzi e il Consiglio di Reggenza mi ordina di andare personalmente a Castiglia a organizzare la difesa della patria. Voi chiedete aiuto a Guipúscoa e che Dio ci assista. 4. 10. Perdo. Un altro giro, Martin. I consiglieri della città di Pamplona si avvicinano con una commissione di cittadini. Su, dammi la spada. E tu raccogli i dati, che non pensino che siamo venuti qui per giocare. Andiamo. Benvenuti, consiglieri di Pamplona. Esponete i vostri desideri. La cittadinanza non crede che sia possibile resistere ai francesi. Cosa? Vorreste forse aprire le porte al nemico? In questo caso Loyola diverrebbe inutile. No, eccellenza, no. Non è inutile dove ci sia difficile impresa da compiere. Inigo, il nemico ha ricevuto i rinforzi che attendeva. Tutti alla città. Sì, ma per la Navarra e per il re. Non intendo difendere la città contro il suo volere. A cavallo chi è con Loyola? Solo questa è la via dell'onore. La città mi chiamò. Sia lei a decidere. Cose più alte mi chiamano. Chi vuole servire con onore il nostro re mi segua. Sono di fronte due bandiere. Ciascuno scelga la sua. Bella ragazza, Beltrán. Che bandiera scegli tu? La nostra, vengo con te. A più tardi. Sgombrate il campo. Sono amico di tutti e due, ma lui mi è più amico. Rimango con lui. Dio accompagni tutti voi. In marcia. A cavallo! Levate il campo! Francese. Arriveranno presto sotto le mura. Ehi, voi laggiù! Capitano, una staffetta qui! Il destino deciderà. Difenderemo la città fino a che arrivino i rinforzi. O moriremo sul posto. Non c'è altra via da scegliere. E Beltrán? Non sarà difficile trovarlo. Ricordi la figlia di Fermín, il mulattiere? L'ho vista sotto le mura con lui. E allora sai già dove può stare.
Ogni uomo rimanga al suo posto. I francesi attaccheranno all'alba. Sapevo dove trovarti. Non mi nascondo. Non avevi scelto la nostra bandiera? La guerra è la mia seconda passione. E l'amore è la prima. L'amore è dir troppo. Il gusto, il piacere. Allora non vieni a difendere la città? In principio ero deciso a farlo, ma poi ci ho pensato meglio. Non mi piacerebbe fare la fine di un topo preso in trappola. Come sempre sei un... egoista. Peggio, un codardo. Non sai quello che mi ha fatto Loyola, ma un giorno mi vendicherò. Sono venuta per la guerra, ma ho trovato di meglio. Te. Non fuggire. Tra l'amore e la guerra vince l'amore, se tu ti lasci amare. Possiamo resistere a lungo con un solo balestriere per ogni tre francesi. Noi abbiamo un cuore per ogni posto vuoto. Thank you.
sacrificio! Stiamo combattendo da 5 ore! E 5 minuti potrebbero bastare per disonorarci! Hanno aperto una breccia nel sotterraneo! Stanno entrando i francesi! Avanti! Fascia per vendarlo. Rendi, a qualcosa può servire. No, basta! Servirà da bandiera bianca per arrenderci. Taci, codardo! Ah! Dio ci aiuterà, coraggio! Opporremo i nostri corpi per chiudere la breccia. Meglio la vostra gamba? Non ancora, ma resisto. Ciò che importa è di raggiungere Loyola. Siamo già a Loyola. Guardate, ci vengono incontro. Si meravigliano che proprio voi, i francesi, mi riportiate a casa. Non è niente, amici, una gamba rotta. Mali della guerra. Eccovi in casa vostra. Qui alloggerete per riposarvi dalle fatiche del viaggio e vi si darà il necessario perché rientriate nelle vostre file. Anna! Maddalena! È arrivato! Oh, Vergine Santa, in che stato, signore? Calma, calma. Un corriere ci disse che eri ferito. Nulla, non è nulla. Guarirò. Dio ci aiuterà. Portatelo nella sua stanza. Venite qui. Presto starai bene. Tutti ti cureremo. È stata lunga la strada. E Martino, mio fratello? È in guerra. Combatte con le truppe del re, non so quando ritornerà. Bisogna chiamare un medico immediatamente, il migliore dei dintorni. Andrò a cercarlo subito. Ti duole molto? Soffrirò meno se sarete cortesi con i francesi che mi hanno portato qui. Cosa devo fare? Date loro tutti i mezzi necessari perché possano rientrare nelle loro file. A quei soldati francesi? Fa quel che ti dice, Anna. L'ordina l'infanta di Castiglia, ma è una donna che vi supplica. Così dormirà. Cosa c'è? Viene qualcuno. Un militare. Un militare. Abbiamo sconfitto i francesi, Inigo. Tuo fratello Martino si è battuto con grande valore. Pamplona è stata riconquistata. Sì, Alonso. Aiutami, signore. Questa ferita. Tu piangi, Martino.
Se fossi stato con te a Pamplona, non dovevo lasciarti solo. Maddalena, non avresti un libro con cui ingannare il tempo? Quale vuoi? Preferirei Amadis. Non so se c'è, vado a vedere. No, non trovo Amadis, ma posso mostrarti degli altri libri. Guarda, Vita di Cristo e Vite di Santi. Vite di Santi? Già, i Santi furono anch'essi cavalieri erranti. Grazie, Maddalena, per la tua premura. Ma io ammiro quelli che fecero grandi imprese. Grandi imprese le hanno compiute anche i soldati di Cristo. E non sono figure immaginarie come nei libri di cavalleria. Questi lottarono e si sacrificarono solo per amore del crocifisso. Dammeli. Prendi. Ecco il vostro re. Francesco di Assisi fu mercante fino a 20 anni e spese tutto quel tempo in vanità. Domenico de Guzman si fustigava tutte le notti con catene di ferro molto pesanti. Sarei io capace di fare come San Francesco, rinunciando alla vanità del mondo? O come Domenico Guzman fustigarmi fino a far sanguinare le mie carni? Ma erano santi quelli. Zio! Ecco, zio. L'inchiostro blu, quello rosso, le penne che mi ha dato lo scrivano e il quaderno. La carta è rigata e brunita? Come la volevi. E poi mi dirai cosa scrivi? Forse un giorno. Guarda, quello che ti dicevo. Si sta esercitando nello stile. No, Maddalena, si tratta di ben altro. Inigo è cambiato, non te ne accorgi? Attento, sta venendo. Bene, Inigo. È già in piedi il capitano. Questo è un primo successo. Già, ma la gamba destra è rimasta un po' più corta. Può darsi che raggiunga presto la sua compagna. Altrimenti pazienza. Camminerò per il mondo piano piano. Questo è buono, questo è cattivo. Questo è buono, questo è cattivo. Questo Inigo, è buono, vedo che sei troppo distaccato dagli interessi familiari. Questo insisti nel voler partire? Sono deciso. Non vorrei che ti smarrissi dietro dei vani sogni. Non sono sogni. Sento in me una voce finora sconosciuta che mi addita un nuovo cammino. Qualsiasi strada prenderai, non dimenticare che sei sempre un Loyola. Non l'ho mai dimenticato. E non farò mai cose che possano disonorare il nostro nome. Lo credo, ma vorrei che tu restassi quello che eri. Mentre ti riposi, studiati questo libro. Ma che cos'è? I conti della casa e della nostra azienda. Il raccolto dell'uva quest'anno è stato abbondante. Occupati di questo per ora. E guarda come si fa. Tira qui una riga. E annota da una parte i barili da conservare e dall'altra quelli da fare aceto. Qui i buoni e qui i cattivi. Vediamo il sognatore come se la cava con i numeri. Ma non sono tutti uguali. Gli animi si dividono così.
come si divide un campo di battaglia. Buono, cattivo. Buono, cattivo. Mondo. Dio. Tempo. Eternità. Piaceri passeggeri. Gioie. Infinito. Onori. Gloria. Ah, quanto mi sembra vile e bassa la terra quando guardo il cielo. È miseria e sozzura. In Dio tutto comprendo. Mi dà l'ansia e mi dà la forza di cominciare e di finire. Tutto è suo. Vergine Santissima, a te e al tuo divino figlio, consacro da oggi la mia vita, finché Dio mi accolga nell'ora della morte. Fallo passare e scansati. Vai a Monserrato, cavaliere. Questa strada non conduce solo a Monserrato. E non comprendo cosa ti importi dove io vada. Non ti arrabbiare. Ho sempre sentito dire che i cristiani sono orgogliosi di visitare il santuario. Orgoglio legittimo. Perché noi veneriamo nel santuario la Santa Madre di Dio e non siamo come voi altri che adorate... Quella che voi chiamate la Santa Madre di Dio, per noi è soltanto... Taci, cane di un infedele! Non bestemmiare la Madre Santissima, se non vuoi che i tuoi giorni finiscano qui. Riprendi il tuo cammino e lasciami in pace. Sei di natura collerica, ma io tengo la mia vita, quindi ti saluto, cavaliere! Mio Dio, non mi sono comportato da cavaliere con chi ha insultato Nostra Signora. Avrei dovuto ucciderlo. Se ci tenete molto alla vendetta, più avanti c'è un bivio. Il Moro ha preso la destra, potremo seguirlo e... Farò ciò che Dio vorrà. Lascerò le briglie al cavallo. E questo deciderà. Perché tanto mi spinge il mio impulso a vendicarmi del blasfemo, quanto il Vangelo a perdonarlo. Qui si incrociano le strade. La via di destra è quella che ha preso il Moro. Quella di sinistra ci porta a Monserrato. Vedrete, signore, che il cavallo sceglierà la destra, che è la strada principale e anche la più larga. Dio lo dirà. Per la via del perdono mi chiama il Signore.
D'ora innanzi continuerò solo. Torna a Loyola e se te lo chiedono di che è stata mia volontà. Tieni. Ma signore. È tutto quel che ho. Signore. Fa come ti dico. E Dio ti accompagni. Beata e Santissima Vergine di Monserrato, Regina dei Cieli, io, il più peccatore dei tuoi figli, offro alla tua purezza il mio primo voto, quello di castità. Guidami per la via intrapresa e illumina, oh Signore, i miei pensieri. Santo luogo. Vi fermerete qui stanotte, cavaliere? Dopo la visita a Nostra Signora di Monserrato, te lo dirò, fratello. Che ti sei degnata di essere la signora dei miei pensieri, offri a tuo figlio la mia preghiera. Prendi e accetta tutta la mia libertà, la mia mente, i miei propositi e la mia volontà. Tutto quello che io possiedo me lo hai dato tu, signora. A te e al tuo divin figliuolo ora lo rendo. Datemi il vostro amore e la vostra grazia. E così sia. Va fino a Marres, ma ti resta molto cammino ancora. Prendi, questa roba ti può servire.
Ehi, dove li hai rubati? Quando si riceve un'elemosina, non si domanda, si accetta con umiltà. Senti, aspetta. L'umiltà è una delle strade che ci porta a Dio. Prendi, non ho da darti altro che questo. È già abbastanza, fratello. Mi hai ricompensato. Guarda le mie piaghe, lebbra, non hai paura. Tutti mi fuggono. Tutti no, fratello. Dio è con te. No, no, questo no, è proibito avvicinarsi agli ammalati contagiosi, le tue parole non li guariranno. Vattene, parti. Torna alla grotta dove vivi. Povero me, me sventurato. Liberami da questo corpo e dalla miseria che con esso porto e che è più morte che vita. Soccorrimi, Signore. Tendimi dall'alto la tua mano. Dio mio, mio difensore, in te solo spero, perché tra gli uomini in nessuna parte della terra ho pace e riposo. Tu solo, mio Dio, tu solo puoi indicarmi la via giusta. Cercai nelle anime semplici dei bimbi il campo più fertile per seminare la divina parola di nostro Signore Gesù Cristo. E nei lunghi mesi dedicati alla mortificazione della carne, al digiuno, alla penitenza, nel mio ritiro di Marrèse, ho scritto gli esercizi spirituali. Ma Dio non volle che restassi là ed ho lasciato Marrèse per scegliere la via del sacrificio, che solo dava pace allo spirito. Da allora cammino. Di porta in porta mendicai con umiltà, perché ciò mi avvicinava al cielo. E avendo desiderio di visitare i luoghi santi, mi diressi a Barcellona. E sul sagrato della chiesa di Santa Maria del Mare, una mattina. Buon uomo, ma non ti ho già visto. Non certo in questo luogo. Dove allora? Tutti e due eravamo ben diversi allora. Io vivevo nel peccato come voi ora. Pregherò Dio perché vi perdoni la vita che fate. Che sai della mia vita?
conosci forse Don Beltrán, il mio... Noi mortali siamo fatti tutti di carne, e la carne è poca cosa. Che strani pensieri sono i tuoi. Dio vi conservi, signora. Largo al primogenito del Duca di Gandia! Largo al primogenito del Duca di Gandia! Largo al primogenito del Duca di Gandia! Vai a Santiago de Compostela, pellegrino. A Gerusalemme, eccellenza. Prendi questo, ti aiuterà durante il cammino. E prega Dio per Francisco Borgia. Lo farò anche se sono un peccatore. Conosci il padrone della nave che domani partirà per l'Oriente? Eccolo là. Che vuoi ancora? Perché adesso i mendicanti non si contentano più di un pezzo di pane? Non chiedo nulla per il mio corpo se non mortificazione, perché mi avvicina di più a Dio. Che vuoi allora? Che tu mi permetta di salire sulla tua nave. Fai la carità a questo povero che ha bisogno di te. Non te l'ho già fatta? E te ne ringrazio, ma ci sono delle elemosine che valgono molto più di un pezzo di pane. Pane! Sono debole e non ho saputo resistere alla tentazione di dimostrarti che posso fermarti. Hai vinto. Vieni stanotte al porto e potrai partire col brigantino. La tempesta dura da 12 ore e non hanno possibilità di ammainare. Se continua così non resterà una nave di tutta la flotta. Chiudi la porta! Ma non temere, la tua nave è un buon capitano. È la peggiore tempesta che ho visto. Sarei rovinato se perdessi il mio brigantino. Lo salverà il mendico che ha imbarcato, per carità. Non scherzare, quell'uomo ha gli occhi da ispirato. Che notizie hai? Il brigantino è affondato poco distante dalla costa, non si è salvato nessuno. La mia migliore nave. E non si è salvato nessuno. Neppure il mendico. E tu credi ai miracoli? Non potei imbarcare. Lo sai che il brigantino si è affondato e sono morti tutti? Dio li avrà perdonati e sia sempre fatta la volontà del Signore che ha voluto salvarmi la vita. È la mia rovina! La tua salvezza. Ma il mio denaro! Ecco la tua ricchezza. Giunsi faticosamente a Gerusalemme e pregai davanti ai luoghi santi e nella stessa terra dove il Signore mosse i suoi divini passi. Sull'alto del Monte degli Ulivi baciai le impronte del Redentore, lasciate da Lui quando ascese all'Eterno Padre 40 giorni dopo la gloriosa resurrezione. Poi tornai in Spagna. Sapendo che non avrei potuto fare nulla per la gloria di Dio senza educare la mente, seguii i corsi ad Alcalá de Henares e all'Università di Salamanca con molto sacrificio e lavoro.
Ed essendomi stato consigliato di venire a Parigi, al collegio di Santa Barbara, per continuare i miei studi, eccomi qua, Don Diego Tobin, disposto ad essere niente altro che uno studente e ad assicurarvi che con qualche elemosina che io saprò chiedere, Dio mi permetterà di non avere conti sospesi con voi. La vostra storia è interessante, ma dovete comprendere, caro signor Loyola, che qui si viene per studiare e non per altro. Dovete cambiarvi quell'abito che provocherebbe risa e burle fra gli altri studenti e dovete assoggettarvi alle regole di questa casa. Non desidero altro, signor Rettore, che di obbedire. Vi sanguinano i piedi attraverso le scarpe, perché? Non so, signore, forse una sbucciatura. Sedete un momento e datemi una delle vostre scarpe. Non vorrei... Prima avete parlato di obbedienza. No, comprendo. O c'è di più questo, o manca questo. Ecco perché volevo disobbedirvi. Quello che manca è per le stigmate che porto nella carne. E quello che avanza è per non ostentare la mia mortificazione. Siete un uomo straordinario. Consideratevi già in Santa Barbara. Domani mi porterete la soluzione del problema che vi ho posto. Ora uscite in ordine e senza chiasso. Hai pensato a quello che dicemmo ieri? Ci ho pensato. Verremo tutti da te per discutere meglio e chiarire ogni dubbio. Paolo, Loinas e io ti sentiamo da Bodaville e da Simone. Lo vediamo subito. Ho qui i punti su cui dobbiamo discutere. Stammi attento. Se noi tutti ci inchiniamo reverenti dinanzi a un sovrano che ha un potere limitato, come dovremmo comportarci di fronte a Cristo che ci chiama per la conquista del mondo? Conquistare il mondo è quello che tu hai fatto con noi. Dio ci mostra il cammino. Sai che al Patio d'Oro si mangia bene davvero? E ci sono anche delle belle figliole. Balli e vino buono. Paolo ha una chiave per poter uscire di qui senza che ci vedano. Tu sai per che ora è? Sì, lo so a che ora è. Francesco Saverio, andiamo! Pestalo! Avresti il coraggio di fargli uscire anche l'ultima goccia di sangue per varcare quella soglia. Togli quel Cristo di lì. E credi che se anche tolgo la sua immagine, il suo occhio non ti segua? Torna indietro. Torna indietro e ascolta. Ti stiamo aspettando, Francesco Saverio. No, Paolo. Io non verrò. Cuando muere de sed y te diera mis trenzas para que así comprendiese mucho mejor.
Francesco Saverio. Non è venuto. Qualcuno gliel'ha impedito. Quell'ipocrita. Sì, proprio. Inigo da Loyola. Inigo da Loyola? Sì, perché? Lo conoscete? Che c'è di strano? Se è quello che credo, lo conosco meglio di voi. Ehi, oste, quanto tempo dobbiamo aspettare questo dannato vino? Quanto io per il denaro. Allora poco, perché stasera pagherò tutto io. Guarda, l'immagine della Vergine e un rosario e che cos'è? Fa vedere, leggi. Si vede poco. Domani alle 5, conversazione e meditazione sul terzo mistero e recita delle orazioni. Ha ragione Don Beltran, è un mistificatore. Conservalo e domani vedrai. Sì, andiamo. Eccolo qua. Dunque siete un perturbatore. E un eretico. Che avete da rispondere? Che potrei dire? Non so come difendermi. Ha messo questa carta nella borsa di un compagno. Non credevo fosse un delitto scriverlo. Semmai rubarlo. È un insulto. Terzo mistero e recita delle orazioni. Che riunioni sarebbero? E come parlate di Dio? Parliamo della dignità dell'uomo ed esaltiamo la virtù. E così poco preparato già volete predicare? Non predico. Converso con quelli che mi vogliono sentire. Ma di virtù e di vizi non si può parlare senza conoscere teologia e dottrina. O per mandato e grazia dello Spirito Santo. Ci assicurate di aver avuto questa rivelazione dallo Spirito Santo? Non dirò più di quel che ho detto. Gli abbiamo preso questo libretto con cui pretende di raggirarci. Date. Esercizi spirituali per vincere se stessi ed edificare la vita. Avete molta presunzione. Se sbaglio in ciò che ho scritto, indicatemi l'errore. Se sono nel vero, lasciatemi stare. Ad Alcalà e a Salamanca è stato nelle carceri del Santo Uffizio. Ma lo stesso tribunale mi ha assolto riconoscendomi innocente. Ora non posso essere incolpato per lo stesso motivo. Come avete saputo voi del Santo Uffizio? Lo ha detto uno spagnolo che lo conosce da anni. Si chiama Don Beltrán de Ara. Beltrán de Ara. Proprio io. È la verità. Non ha mentito. Sei lo stesso, non cambi. Conoscete Inigo da Loyola? Da moltissimo tempo. Vi consta che scriva di questioni religiose e cerchi di raggirare il prossimo? Così è sembrato al Santo Uffizio quando l'ha fatto arrestare. E voi che avete da rispondere? Negarlo non gioverebbe. Ha confessato. Per quanto sopra, giovedì sera sarà fustigato innanzi a tutti, come prescritto in questo collegio. Fustigato come Nostra Signora. Grazie, Beltrán. Non ti comprendo. Chi ce lo avrebbe detto sui campi di Navarra? Allora siete stato soldato? Sì, maestro. Ero capitano. Conducetelo via. Silenzio! Un momento! Per amor di Dio! Perdonate, Inigo, se ho ascoltato con leggerezza che non dovevo.
come mia riparazione confesso avanti a voi tutti il mio errore. Il libro che quest'uomo ha scritto è un libro prezioso che commuove profondamente il nostro cuore ed è destinato a fare da solo maggior bene nel mondo che non tutti noi con la nostra vantata scienza. Perdonate e grazie per quello che avete scritto. Che volete fare? Sono io che rimango debitore, perché avevo offerto a Dio questo sacrificio per l'anima di Beltrán de Haro. Io, Inigo da Loyola, umile servo di Dio, faccio voti solenni sul Santo Evangelo di prostrarmi in Roma avanti al pontefice vicario di Cristo per servirlo come gli piacerà di ordinarmi per la salvezza delle anime. Io, Pietro Paolo. Io, Francesco Saverio. Io, Alonso Salmerón. Io, Diego Elain. Io, Simone Rodriguez. Io, Nicola Bobadilla. Cristo, l'Africa è schiava della barbarie. Le Indie portoghesi e l'impero, aperti alla propaganda del Vangelo, ci hanno ispirato a portarci ai piedi del Sommo Pontefice e per volontà sua ci irradieremo nel mondo per affermare la verità della Chiesa di Roma. Risveglieremo gli animi e poiché dovremo separarci per lontane terre, fonderemo un ordine che sotto forma di società dovrà mantenerci uniti. Maestro, quale nome gli daremo perché risponda ai nostri scopi? Compagnia dovrebbe chiamarsi, dato che saremo come soldati. Compagnia di Gesù, perché Gesù è il nostro capitano. Sì, padre, Compagnia di Gesù. E quando ci metteremo in marcia? Pazienza, Saverio, pazienza. Iddio e i suoi vicari ce lo diranno. Per ora non c'è nessun cambiamento. Continuiamo a predicare per le vie al suono della campanella e a visitare i lebbrosi negli ospedali. Ma io fremo d'impazienza, padre. Quasi nessuno accorre al suono della campanella. Se non hai pazienza, come puoi trovare le anime? Il raccolto è molto povero. Raccolto povero? Dio si incarica di arricchirlo, Alonso. Guarda. Guarda, padre Simone, che è un'anima semplice. Come è riuscito con la sua campanella a richiamare infinita gente. Infinita? È molto dire. Solo un bimbo. Che vuoi di più? Non è infinita qualsiasi anima. L'importante è seminare. La nostra semenza germinerà nei campi fecondi e in quelli sterili. Sparsa per la terra, la nostra milizia difenderà la dottrina della Chiesa Cattolica agli ordini del Vicario di Cristo. E la Santa Croce ci guiderà sempre. Padre Ignazio è arrivato ora. Oh, è già qui. Andiamo a riceverlo. Benvenuto, padre. Non vi aspettavamo così presto. Il dolore degli altri non deve aspettare. Sono qui per alleviare qualche sofferenza.
C'è un'inferma che ha bisogno di aiuto più degli altri. È arrivata stanotte sfinita dal freddo e dalla fame, non fa che piangere. Dove sta? È qui. Apri gli occhi, sorella. Padre Ignazio è qui. Padre. Il mendico. Il capitano. Di Pamplona. Quanto tempo, figliuola? Mi ha abbandonata e non ho più nessuno che mi aiuti. Figlia, Dio prova le anime che più ama. Oh, Bertrand mi amava poco. Mi ha gettato sulla strada. E là ti ha raccolto il Dio. Che sarà di me ora? Ce ne occuperemo dopo. Per ora ci sono io al tuo fianco. Non sarai più solo. Per i sentieri della sofferenza si giunge a Dio. Egli è vicino a quelli che piangono, a tutti quelli che devono essere consolati. Perché fermi il mio cavallo? Magari potessi fermare i passi che vuoi fare. Ancora sulla mia strada. Seguendo una strada cattiva è facile incontrarti. Vedo che sei sempre lo stesso pazzo. Ma lascia il mio cavallo e vattene. Non mi muoverò di qui se non prometti di ascoltarmi. Che cosa, Inigo? Non vai in quel palazzo? Sei anche indovino. Ma quello non è un posto da santi. Ti spaventeresti. Non sono santo e non mi spaventerò. Verrò con te. A casa di quella donna? Anche all'inferno andrei se fosse necessario per salvare la tua anima. Fa quello che vuoi. Io t'ho avvertito. Mi ha detto di farvi aspettare qui, signor Conte. Grazie. Aspetterà con me anche questo religioso. Bene, signore. Siediti qui, vicino al fuoco. Sicché ora sei conte. E tu, santa. Ti sei cambiato anche il nome, me l'hanno detto. Ignazio. Tu sai qual è il mio nome. Gli amici mi chiamano Ignazio in onore dell'illustre vescovo di Antiochia, un santo. Tu santo e io conte. Gli spagnoli non amano molto le vie di mezzo. Hai ragione, i casi estremi. O al cielo o all'inferno. Parla chiaro. Mentre tu conquistavi la tua contea, non è rimasto qualcuno per colpa tua in preda alla disperazione? Rosalia ti ha parlato? Non ho avuto bisogno che parlasse, ho visto. Sta morendo all'ospedale. Per me essa è già morta. Era un peso insopportabile per la mia vita. E può ben guadagnare il denaro che le serve per vivere, dando agli altri quello che ha dato a me facilmente. Taci! Tra l'altro sono già sposato con Laura, la padrona di questa casa. Peccatore, che miseria. Smettila! Questa è la mia casa e non tollero le tue parole offensive. Sei mio ospite, un vecchio amico che viene a visitarmi. Amico? Lo siamo sempre stati. Ravviva il fuoco. Lo stavi ravvivando tu. E che fuoco. Parole. Guarda, per non discutere propongo di fare una partita a scacchi. Non gioco da quando ero bambino. Ricorderai subito. Eri abbastanza bravo a trovare le mosse per darmi scacco matto. Questo sì. Va bene, giochiamo. Però vorrei mettere una posta alla partita. Hai denaro? No. Ma possiamo giocarci qualcosa che vale molto di più. Quello che sarà battuto si rimetterà alla volontà del vincitore per un mese intero. È un'altra pazzia questa. Già ti vedo per un mese intero correre per tutte le bische clandestine a giocare. Sei perduto, Ignazio. Dio mi aiuterà. Scacco al re. Matto. Hai vinto. Ma non è la prima volta che giochi da quando eri bambino. Ho giocato molte partite simili a questa da allora, ma non agli scacchi. Ti aspetto domani a casa mia da Aquilino di Artoria, dove abito. È un debito d'onore.
un prete. Scusate. Andavo via. Laura, sai che abbiamo giocato agli scacchi e il reverendo mi ha vinto una strana posta? Per un mese dovrò fare quello che mi ordina lui. Ma il reverendo ci rinuncerà. È un gioco. Non è un gioco. Dio sa che non è un gioco. Tenetelo a mente. Un mese. Che io cercherò di mettere molto bene a profitto. Hai mantenuto la parola. Entra. Era un debito di gioco. E sono spagnolo. Guarda questo libro. Esercizi spirituali. Prima settimana. Seconda settimana. Quattro settimane. Un mese. La tua posta. È la volontà di Dio. Spiegati. Per un mese, dato che sarai sottoposto a me, dovrai leggere questi esercizi sotto la mia guida. Leggilo. E medita. Ehi, ascolta. Sei libero, Beltram. Il mese è passato. Un mese. Non ho più salvezza. Tu ignoravi che dietro le nubi c'è il sole. Ho fatto tanto male a una creatura che era tutta bontà e innocenza. Ed è irreparabile questo male che hai fatto, Beltram. Ho umiliato senza pietà Rosalia, che era un angelo di Dio. E ora non puoi riparare perché sei sposato, vero? No, io non sono sposato. Ti dissi così il primo giorno perché intuivo ciò che volevi. Vieni con me. Avete contato bene i giorni, è passato un mese giusto e rieccovi Don Beltran. Tuttavia il titolo di conte è rimasto là dentro. Devo tornare con lei? Non ti ho allontanato da lei con la forza, ma sono riuscito a farti ascoltare la voce del cuore. Vai, vai pure con me. Non vieni anche tu con noi? No, Dio mi suggerisce di avere fiducia in te. Andiamo. Dove? A casa. No, a casa tua no, il dovere mi chiama altrove, al capezzale di un'inferma. Non solo è pazzo lui, ma fa uscire di senno anche te. Non abbiamo altro da dirci, tra noi tutto è finito. All'ospedale c'è una donna verso la quale ho dei doveri. E io? Non voglio ingannarti, non mi vedrai più. E credi che si possa lasciare così una donna come me? Ti inganni, verrò con te. All'ospedale! Vedremo come finirà. Buongiorno,
Scusate, vorrei vedere Rosalia di Navarra. Rosalia de Navarra? È qui, al numero 62. È nel giardino. Vi ci accompagnerò. Grazie. Andiamo. È quella. Come vedete, la nostra milizia si è diffusa con la grazia di Dio in tutto il mondo. In questa terra, dove appena muove i primi passi la civiltà umana, la Compagnia di Gesù ha alzato la bandiera di Cristo. Qui e qui. E ora vediamo queste lettere inviateci dai nostri figli da terre lontane. Questa è di padre Francesco Saverio e viene dal Giappone. Leggila. Amatissimo e reverendo padre, vi scrivo in cammino per Meako, la più popolata e importante città del Giappone, dove vado per adempiere ai comandi di Dio e della nostra amata Compagnia di Gesù, per la dottrina di Cristo e per salvare con la nostra religione coloro che sono in peccato. Le sofferenze e le pene che sopporto le offro al cielo con gioia, e con ciò non faccio che eseguire i vostri insegnamenti e l'esempio che con la vostra vita ci avete dato. Dio ha voluto che io, Pietro Paolo, il più umile servo del Signore e della Compagnia di Gesù, ricevessi da Francisco Borgia, primogenito del Duca di Gandia, quel nobile che vi dette l'elemosina sulla porta della chiesa di Santa Maria del Mare in Barcellona, la domanda per essere ammesso nella nostra Compagnia di Gesù, per la maggior gloria di Dio. Con immenso dolore comunico alla reverenza vostra il martirio dei figli della Compagnia di Gesù, i fratelli Pietro Correa e Giovanni Sosa, caduti in difesa di Cristo nella guerra. Accoglili nella tua bontà, Signore, e perdona loro. Avanti. Della casa Peridamos vi inviano questi esemplari delle vostre opere espressamente stampate per voi, maestro. Inoltre c'è una visita, reverendo. Un povero francescano vuol vedervi. Fallo passare. Entra, fratello. Beltrà. Padre Ignazio. Inigo. In tutti questi anni non ho osato presentarmi davanti a te. Il mio saio francescano ti spiegherà tutto. La mia umiltà e il mio pentimento. Alzati, Beltrà. E siediti al mio fianco. Al tuo fianco no. Il mio posto è qui, in ginocchio finché non mi avrai perdonato. Andiamo, andiamo. Dio ha così disposto. E sia fatta la sua volontà. Che cos'hai a quel braccio? Il braccio dei miei peccati.
Con esso alzai la frusta per colpirti in volto. Ammazzai. Rubai. L'ho perduto. La lepra. Che cos'hai? Non so. Non so. Chiamo qualcuno. Grazie per le vostre cure. E ora, lasciatemi riposare. Non avete bisogno di aiuto, reverendo? No, fratello. Volete che spenga la luce? Lasciate che si spenga da sé. Vile e misera mi sembra la terra quando guardo al cielo. Offro, Signore, la costituzione della Compagnia di Gesù. E i miei poveri esercizi spirituali. Gli animi si dividono così, come si divide un campo di battaglia. La sua morte fu tanto semplice quanto grande era stata la sua opera, e il suo nome rimarrà nei secoli dei secoli per la maggior gloria di Dio.